Tuttavia, dall'8 al 17 novembre il Festival Internazionale del Film di Roma. Max Giusti al Sistina con uno spettacolo che farà ridere, ma anche emozionare. Al cinema, dopo i successi di Cannes, esce nelle sale italiane La vita di Adele. Il nostro autore della settimana è Angelo Capotosto, che ci parla di trailer letterari. Ben ritrovati ad una nuova edizione del Musa TV al via dall'8 al 17 novembre il Festival Internazionale del Film di Roma, che torna alla sua 8ª edizione tra cinema popolare e cinema più elitario. Vediamo il servizio. Festival, ma anche una festa, il Festival Internazionale del Film di Roma, che torna dall'8 al 17 novembre con l'8ª edizione, proporrà apertamente entrambe queste vocazioni, proponendo agli spettatori un cartellone volutamente schizofrenico tra cinema popolare e cinema più elitario, come chiarisce il direttore artistico Marco Müller. L'idea era anche quella di continuare a contraddirci, perché non c'è niente da fare, per aprirsi meglio, per dialogare con settori diversissimi di spettatori. Avevamo bisogno dei grandi film americani, il cinema italiano in tutte le forme del cinema popolare che si reinventa, ma anche naturalmente non soltanto l'autorialità del cinema di ricerca, un sistema diverso di originalità, ma anche l'oltre il cinema, la conferma della nostra linea di programma Cinemaxi. L'8ª sarà comunque un'edizione di transizione, in attesa di mettere a punto con i soci della Fondazione Cinema per Roma, ovvero Comune e Regione, la formula per le edizioni future. Abbiamo avuto, diciamo, il problema delle elezioni e questo ha comportato uno stop di qualche mese. Poi finalmente siamo riusciti a far ripartire tutta la macchina e ecco qui l'inizio dell'8ª edizione, insomma. Io, essendo il presidente, mi auguro di un'edizione che piaccia alla gente e che attiri molte persone. A metà strada tra commedia napoletana e noir, in scena al Teatro della Cometa di Roma Weekend per la regia di Luca Del Bei. I suoi libri principali sono Delitto e Castigo, L'Idiota, Ersosia, I Fratelli. Il sosia! È un weekend ad alta tensione tra la commedia e il dramma noir, quello in scena al Teatro della Cometa di Roma fino al 20 ottobre, scritto da Annibale Ruccello per la regia di Luca Del Bei. In un'anonima periferia romana, sul palco le ombre fisiche ma anche morali dei tre protagonisti esalta solitudine, spaesamento e sradicamento culturale. Il filo conduttore è Margherita Di Rauso nei panni di una professoressa napoletana emigrata a Roma, sola, acida, ma al tempo stesso desiderosa di attenzione e di Eros. Io dico sempre che questo spettacolo, questo testo, mi ricorda un po', per alcuni versi, i personaggi femminili di Eduardo e per altri quelli di Almodovar, perché dentro c'è la magia, la tradizione della drammaturgia napoletana e nello stesso tempo c'è tutta la follia dei personaggi femminili che per questo mi ricordano Almodovar. Sei contenta adesso? È fatta! La frittata è fatta! L'attrice è affiancata in scena da Giulio Forges d'Avanzati e da Brenno Placido, che riceve nel suo appartamento. Il primo come idraulico, per riparare un guasto immaginario, e il secondo come giovane studente bisognoso di ripetizioni. Il personaggio è Narciso ed è l'idraulico della situazione che diciamo, condividerà questo weekend con Ida, la protagonista, con Margherita. E è un personaggio molto particolare perché è completamente all'opposto del personaggio di Ida, con un altro tipo di valori, un altro tipo di aspirazioni, e anche per questo si troverà con lei in un territorio, su un territorio comune. Io interpreto Marco, che è questo ragazzotto di periferia che prende ripetizioni da Ida. Essendo appunto un personaggio di borgata, ho voluto lavorare su una romanità, su quella romanità che forse oggi non c'è più. Proteggere e recuperare il patrimonio italiano strappandolo all'incuria e all'indifferenza. Questo è l'obiettivo della campagna varata dal FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, col sostegno del Gioco del Lotto. Vediamo qualcosa di più nel nostro servizio.
Proteggere e recuperare il territorio italiano strappandolo all'incuria e all'indifferenza. Questo è l'obiettivo della campagna varata dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, con il sostegno del gioco del lotto Ricordati di salvare l'Italia. Una raccolta di fondi realizzata fino al 27 ottobre. Noi vogliamo mettere l'accento sul fatto che tutti gli italiani devono ricordarsi che l'emergenza territorio è la più grande delle grandi opere. Con un SMS al 45592 o una telefonata da rete fissa meglio, si riesce, come dire, a mettere anche tutti quanti un sasso, uno stop al dilavamento del territorio, perché la grande cura del territorio è la più grande delle grandi opere. Per ricordarci di questo abbiamo organizzato la prossima domenica, domenica 13 ottobre, una FAI Marathon che avverrà in 90 città d'Italia. La campagna fa leva su un messaggio forte e chiaro che vuole essere anche un monito. I nostri figli rischiano di non vedere più la bellezza di questi luoghi. Sono quasi due generazioni che noi non manteniamo più il nostro territorio e il territorio si vendica, come con il Vajont. L'unica cura vera sarebbe nel fare rinascere un'agricoltura di qualità, un'agricoltura sostenibile, attraverso i giovani. La FAI Marathon, promossa in partnership con il gioco del lotto, si concretizza in un itinerario tra le bellezze italiane per far riscoprire l'immenso patrimonio di cui siamo i custodi. Il gioco del lotto con il FAI condivide i valori fondamentali di preservazione del patrimonio artistico e culturale dell'Italia. Oltre a questo, l'altro grande valore è la possibilità di rendere accessibile a più persone possibili proprio questi beni di cui siamo tutori insieme. Max Giusti in cartellone al Sistina con uno spettacolo che farà ridere ma anche riflettere ed emozionare. Il simpatico attore e conduttore ne ha parlato ai microfoni del Musa People, sentiamolo. È una storia, una commedia dove ci sono tanti personaggi. L'unica cosa è che questi personaggi li faccio tutti io. E è una commedia con un allestimento assolutamente contemporaneo, ma che soprattutto parte da una domanda che è quella che mi sono fatto e che faccio a chi verrà a vedere lo spettacolo, cioè quando si smette di essere figli e si diventa genitori veramente, e poi quando si diventa genitori è vero che si smette di essere figli? E quindi è questa un po', è un passaggio generazionale, un rapporto esplorato pochissimo, che è il rapporto tra padre e figlio, è un rapporto dove c'è sempre molto non detto, dove c'è sempre molto pudore, è un passaggio assolutamente comico, ma con dei momenti che credo saranno assolutamente di esplorazione, di domanda di ogni spettatore, e credo che in alcuni momenti si piangerà veramente molto, lo dico francamente, è una novità per me. Tutti gli uomini possono venire a teatro e magari avere il proprio interrogativo e fermarsi un attimo a riflettere su quello che è il proprio rapporto, sul proprio non detto, su quello che avrebbe voluto sentirsi dire in questo rapporto col proprio genitore o col proprio figlio. E invece le donne possono avere un'opportunità in più per capire noi che sembriamo così banali, così a volte, come possiamo dire, dicono che noi non siamo multitasking, forse qui un aspetto maggiore c'è. E passiamo al cinema. Dopo il successo a Cannes, La vita di Adele arriva in Italia, il quinto film del regista tunisino Abdel Kekish. Ho l'impressione di fare finta su tutto, a me manca qualcosa. Esce nelle sale italiane La vita di Adele, ragazzi, quinto film del regista Abdellatif Kekish. Adele, una liceale di 15 anni, aspetta il grande amore e un giorno lo intravede in Thomas, giovane tenebroso ma cordiale. Stiamo bene. La loro però è una storia destinata a non essere vissuta appieno. Lo stesso giorno Adele ha incontrato infatti una misteriosa ragazza dai capelli blu che ogni notte diventa protagonista dei suoi sogni e desideri più intimi. Rifiutando dapprima le esperienze oniriche, Adele prova a concedersi a Thomas, ma si rende conto di non riuscire ad essere completamente sua e di provare attrazione per le ragazze. Grazie a delle fortuite circostanze rintraccia la ragazza dai capelli blu e si lascia travolgere dal suo febbrile, caotico e passionale sentimento. Con i capelli blu. Ed ora vediamo il box office dello scorso fine settimana. Ancora in cima al botteghino il Gru di Cattivissimo Me, che tiene saldo il primo posto con un incasso di 3.691.503 euro.
guadagna subito l'argento del podio nel primo weekend di uscita una piccola impresa meridionale. Rocco Papaleo e co. incassano 1.240.797 euro. Scende dal secondo al terzo posto la divertente coppia De Luigi Litizzetto con Aspirante Vedovo, che incassa 1.059.091 euro. Il nostro autore della settimana è Angelo Capotosto, che ci parla dei suoi trailer letterari. Trailer letterari è un libro al contrario. Di solito è il film che viene tratto dal libro. Io ho fatto la scelta inversa. Sono 30 micro racconti in cui ognuno può trovare parte della propria vita con i suoi piccoli problemi quotidiani e la contemporaneità che ci circonda. I film che ho scelto vanno dal Signore degli Anelli al blockbuster puro come può essere Una notte da leoni, ma anche film d'autore come Le conseguenze dell'amore. Ho lasciato lungo il percorso degli indizi in trailer diversi, in modo tale che il lettore, spaziando con la propria mente, potrà diventare il regista del 31esimo trailer. E che altro dire, non ci vediamo al cinema, ci vediamo in libreria. E restiamo in tema di libri per dare uno sguardo a qualche novità. Due uomini a confronto, due alpinisti unici nella storia che hanno fatto della loro passione la loro ragione di vita. Reinhold Messner fa un omaggio all'amico Walter Bonatti in Il fratello che non sapevo di avere. Claudia e Flavio si sono amati a lungo, morbosamente, con la clemenza del tempo che cambia e che passa. Poi tutto è finito e per lei è stato come mettere qualcuno alla porta nella speranza che si riaprisse di colpo. Francesca Comencini scrive Amori che non sanno stare al mondo. Un testamento più pratico che spirituale, ricco di preziose osservazioni e consigli per questa Italia sofferente, vacillante e inconcludente. È il testamento che Margherita Hack lascia nel suo ultimo scritto, Italia sì, Italia no. Ed ora passiamo ai principali appuntamenti con il teatro e la musica. Fino al 3 novembre al Teatro Euteca di Roma in scena La donna del mare di Ibsen per la regia di Carlo Fineschi. Tra i protagonisti del capolavoro del drammaturgo inglese Federica Tatulli e Domenico Cucinotta. Diventano quattro le date del ritorno di Laura Pausini a Roma e a Milano. Ai concerti già programmati per l'8, 9 e 11 dicembre nella capitale si aggiunge la data del 13 dicembre, mentre Milano ospiterà l'artista anche il 21, oltre alle tre date già annunciate del 16, 18 e 19 dicembre. Ed ora passiamo ai principali appuntamenti culturali della settimana. Fino al 6 gennaio la Biblioteca Monumentale del Museo di San Marco a Firenze ospita una mostra incentrata sulla figura di Mattia Corvino, re d'Ungheria dal 1458 al 1490. Le Gallerie d'Italia Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli ospitano invece fino al 12 gennaio la mostra Ogni universo è un possibile linguaggio, in esposizione 36 opere tra dipinti e disegni che illustrano l'universo pittorico di Gastone Novelli. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento come sempre per la prossima settimana. Vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi potete farlo andando sul sito adnchronos.com e cliccando alla sezione Media Center Musa TV. Grazie per essere stati con noi anche stavolta. Arrivederci.